Un forte applauso al regista Paolo Greco. Vieni Paolo, perché c'è qualcosa per te. È finita da Quindi chiamo il presidente dell'associazione Basileus, Emanuela Zito. Questo è il gruppo degli attori. Il regista Paolo Greco. La presidente della Basileus. Questo è un piccolo riconoscimento da parte dell'associazione. È davvero il minimo che potevamo fare. Per la tua professionalità, la tua disponibilità. Con Paolo ormai c'è un rapporto da anni di esperienza in campo teatrale e speriamo di continuare su questa strada. Grazie ancora, grazie mille. Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Posso dire con orgoglio quindi che con Iscanzana di Basileus, Scanzano riparte dalla cultura. E per questo grazie Pasquale, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. E grazie a te Paolo, perché sei un'istituzione da questo punto di vista, si può dire. Perché no, è vero, ci sei stato, ci sei e ci devi essere. Per questo un ringraziamento al regista Paolo Greco per la disponibilità e la professionalità profuse per l'evento Iscanzana. Grazie. E se posso concludere solo con una massima che ho fatto mia, però voglio condividerla con tutti voi. La cultura non paga sempre, ma vince sempre. Grazie. Era la presidente dell'associazione Basileus, organizzatrice di questo evento. Non vuole parlare, permettetemi giusto un altro ringraziamento, perché lui questo è il prodotto Rimone. Finale, ma dietro, come vi accennavo all'inizio, dietro questo lavoro c'è stato un altro lavoro di ricerca, quindi anzi se ci sono, li invito a salire sul palco gli esperti che hanno curato le ricerche, diciamo, da cui siamo partiti per scrivere appunto la sceneggiatura. Quindi invito il dottor Martino Iannibelli, archeologo. Le radici della nostra storia. A cui va un ringraziamento speciale, sia perché anche con lui condivido anni di amicizia e questo sogno, questo progetto che finalmente è diventato realtà, abbiamo scritto insieme la sceneggiatura e poi mi ha dato una grossa mano al service e soprattutto quando non ero disponibile, causa Covid. E poi Luisa Ino, archeologa con un dottorato di ricerca. La professoressa Giovanna Gorgoglione. E poi il dottor Luciano Miraglia. Luciano è un geologo, però ha questa grandissima passione per la storia del nostro territorio, soprattutto dell'Ottocento, del Novecento, e gli voglio dire un grazie particolare, perché la sua passione è davvero da entusiasmo. Quindi grazie Luciano, grazie mille. A voi. Ovviamente un ringraziamento ai compagni di viaggio dell'associazione Basileus, che è il contenitore di questo evento, che ha promosso questo evento, anzi vi invitiamo 6 agosto al concerto all'Alba alla Torre, l'11 agosto il Festival Canoro dei Bambini Scanzano e il 19 agosto la rassegna letterale qui al Palazzo Baronale. Infine ringraziamo ovviamente il Comune, la provincia di Matera per il patrocinio dell'evento, il service a Gioga. Un ringraziamento particolare a Don Antonio Polidoro che ci ha dato gli spazi per le prove, ci ha permesso di appoggiarci alla chiesetta, qualcosa alla chiesetta, quindi grazie mille Don Antonio. Un ringraziamento al liceo Pitagora di Montalbano Ionico, in particolar modo alla sede di Novasili per aver fornito parte della scenografia. Un ringraziamento ad Alessio Cafaro per l'assistenza in ambito tecnico e
al comandante dei vigili Michele Cappiello. Credo di non aver saltato nessuno se non voi, che siete stati numerosi, e questo ci riempie di orgoglio e di felicità. Io voglio solo dire una cosa: questo è un progetto pilota, è nato nel giro di poco, in un mese e mezzo abbiamo preparato il tutto, sceneggiatura, prove, grazie ancora ai ragazzi, in particolar modo permettetemi ai più giovani, perché loro hanno sottratto parte del loro tempo nell'estate per venire a provare con 40-50 gradi, hanno provato, si sono impegnati e sono stati bravissimi. Dobbiamo puntare su questo, l'anno prossimo vorremmo fare qualcosa, penso che l'esperimento sia riuscito, l'anno prossimo dobbiamo fare meglio, magari con ancora più persone, quest'anno eravamo 10, dobbiamo andare 20, 30 e niente, puntare ancora sulla nostra storia, è un'occasione, uno, per riscoprire, noi abbiamo scoperto, quello che avete visto è stato sì romanzato, ma parte da ricerche, parte da fonti vere, quindi da eventi davvero accaduti. E quindi è un modo per riscoprire, scoprire nuove cose, è un modo anche per creare un'alternativa. Prendo sempre l'esempio dei nostri ragazzi, ripeto, quest'estate potevano fare altro, invece hanno fatto teatro, magari hanno scoperto una passione, magari non torneranno più, non lo so. Però è comunque un'alternativa ed è un modo anche per socializzare. Noi abbiamo creato un gruppo, un nucleo, molti di noi non si conoscevano, ripeto, è un inizio. Grazie, possiamo farlo solo con voi. Grazie ancora, buona serata, buon pomeriggio. Sono le è la fine della prima rappresentazione di Ischinzana alle radici della nostra storia, la storia di Scanzano Ionico. Molti dicono che questa cittadina diventata comune nel 1975 non ha storia, invece Basileus ha dimostrato che la storia ce l'ha, a partire dal mito di Epeo. Io vi sto riprendendo in diretta, ragazzi. Pasquale, una battuta finale, riuscita, siete contenti? Siamo soddisfatti, era un esperimento, è davvero un evento preparato nel giro di poco tempo, 6 scene, però volevamo dare un segno, dimostrare che c'è tanto da scoprire nel nostro paese, quando magari siamo soliti definirlo un paese giovane, un paese dell'autonomia del 74, della riforma Fondiani. Invece abbiamo dimostrato che è possibile. Non sapevano a che intitolare la scuola media, sai, ci hanno studiato tanto tempo. Sì. E invece voi avete dimostrato che abbiamo dei genitori qui a Scanzano. Abbiamo, sì, ancora, e abbiamo anche altro materiale lasciato in disparte per il momento, ma davvero c'è molto su cui investire e puntare. Senti Pasquale, è una scena che avete preparato, uno spettacolo itinerante, sì. Si può ripetere? Penso di sì, certo, no. Noi, ripeto, a Colombraro lo ripetono ogni settimana, a Valsigni hanno creato un format, eccetera. Perché qui a Scanzano non si può creare qualcosa di stabile? L'obiettivo è proprio quello. Quest'anno, per una serie di motivi tecnici, motivi di tempo, non potevamo fare più di questo, ma l'obiettivo è proprio quello, creare un evento simbolo a Scanzano che attragga gli scanzanesi e gli esterni. L'esperimento è riuscito, l'anno prossimo può esserci qualcosa di nuovo. Grazie ragazzi, grazie alla Basileus che l'ha organizzato, grazie a tutti voi, al regista qui, il regista vuole dire qualcosa, il regista Paolo Greco, sei contento? Sei contento? E continueremo a farlo, il teatro per noi è divertimento. Grazie. Riprendiamo questi ragazzi qui, entusiasti, grazie a tutti, anche a chi ci ha seguito con queste due dirette, arrivederci, alla prossima.